Prima question time, atto 1926, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Agapiti. Prego consigliere. Quest'atto ha lo scopo, assessore, di riconoscere ancora una volta l'importanza del nostro laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto, che grazie a questa giunta ha potuto comunque riprendere la sua attività con ovviamente adeguate risorse finanziarie, ma questo laboratorio, come sapranno anche i nostri colleghi, ci ha dato lustro, perché in occasione della ricorrenza di Raffaello è stato scoperto da questo laboratorio una grande cosa, che il blu egizio veniva usato da questo nostro artista, e lo ha fatto il laboratorio insieme ovviamente ad altre istituzioni e autorevoli ricercatori. Quindi noi vogliamo, con questa interrogazione a firma anche dei colleghi Castellari e Puletti, per sapere se la giunta regionale intende avviare un percorso per coinvolgere maggiormente il Ministero della Cultura. Nello specifico leggo il dispositivo, ma lo scopo è ovviamente quello di arrivare a una collaborazione che spero dalle sue risposte possa essere avviata. Quindi ricordato che il Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto è un'associazione nata nel 2005, composta da 4 enti pubblici, Regione Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Spoleto e il Dipartimento di Chimica dell'Università di Studi di Perugia. Tra l'altro con la nostra università sono stati implementati e costituiti apparecchiature totalmente innovative, come vale la pena ricordare, che consentono la diagnostica di luoghi e di opere senza spostarli nei laboratori, quindi con grande risparmio di risorse pubbliche e non di meno per la sicurezza delle opere stesse. Quindi ricordato che il Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali si occupa della promozione e dello svolgimento di attività di analisi e valutazione dello stato di conservazione dei nostri beni culturali, della predisposizione di metodologie e modelli di valutazione, nonché monitoraggio e prevenzione, e dell'organizzazione di attività di manutenzione programmata, conservazione preventiva e pronto intervento sia ordinare che in situazioni di emergenza. Questo lo abbiamo ben voluto ricordare e specificare, assessore, perché la nostra regione non è nuova a eventi calamitosi, purtroppo dei terremoti ne abbiamo fin troppi, quindi questa situazione di emergenza è una delle funzioni che può svolgere il nostro laboratorio. Preso atto che il laboratorio non è mai stato riconosciuto come ente pubblico, e questo è un vulnus, ma che gestendo progetti finanziati da fondi pubblici si è sempre comportato dal punto di vista amministrativo come pubblica amministrazione. Quindi lo ricordiamo, dal punto di vista formale non lo è, ma vive di fondi pubblici e svolge ovviamente funzioni di assoluta alto valore pubblico. Tenuto conto che il personale del laboratorio ha sviluppato competenze altamente specificate nel settore della diagnostica e conservazione dei beni culturali, preso atto che il 22 novembre 2007, con un protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero per i Beni Culturali della Regione Umbria e l'Università di Studi di Perugia, il laboratorio in argomento è stato riconosciuto in Regione per la sua attività particolarmente qualificata, 102 eccellenza per la diagnostica appunto su queste opere. Considerato che attraverso importanti investimenti pubblici il laboratorio si è dotato nel tempo di numerose importanti strumentazioni portatili all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e scientifico, e ad oggi nessun altro laboratorio privato o pubblico possiede. Preso atto tuttavia che il Ministero della Cultura ha manifestato più volte ultimamente la volontà di recedere dall'associazione Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali, tenuto che il contributo che può apportare il Ministero della Cultura associazione è di assoluto rilievo, e che un maggiore coinvolgimento del Ministero non potrebbe che favorire, e concludo, lo sviluppo e il miglioramento del laboratorio stesso. Quindi si interroga la Giunta per sapere se intende avviare un percorso per coinvolgere maggiormente il Ministero. Tra l'altro ricordando che col Ministero noi collaboriamo a Santo Chiodo, e come ho chiesto con accesso agli atti, noi finanziamo costantemente quest'opera,
Quindi a un certo punto, se ti do i soldi, caro Ministero, tieni presente che la Regione Umbria esiste. Quindi le chiedo su questa questione, le chiedo una sua interlocuzione, Assessore, grazie. Assessore Agabiti, prego. Grazie. Allora, il 16 maggio 1996 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Umbria, il Comune di Spoleto firmavano una convenzione finalizzata anche a promuovere e sviluppare la diagnostica applicata ai beni culturali, sulla scia del progetto pilota per la conservazione dei beni culturali in Umbria di Giovanni Urbani, storico direttore del DCR, che aveva scelto questa regione come luogo ideale per la sua sperimentazione. Il 14 febbraio 2002 i predetti soggetti, ai quali si era aggiunto il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Perugia, firmavano l'accordo attuativo per la costituzione di un laboratorio di diagnostica per i beni culturali con sede nella Rocca Albornoziana di Spoleto. Sulla base di tali atti, il 28 dicembre 2005 fu firmato l'atto costitutivo dell'associazione denominata Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali. Oltre al conferimento di una quota associativa una tantum di 10.000 euro, ogni socio si impegnava a dare il proprio contributo in attività, funzioni, attrezzature ed arredi. La Regione conferiva così in comodato d'uso gratuito strumentazioni scientifiche, attrezzature informatiche, arredi, il Comune di Spoleto e ricovero, la manutenzione ordinaria e l'assicurazione di un laboratorio mobile acquistato dalla Regione, nonché metteva a disposizione i propri beni artistici per attività di diagnostica. Il Ministero a sua volta provvedeva a conferire attività e servizi attraverso l'Istituto Centrale del Restauro. Dall'anno 2021 il laboratorio si sostiene regolarmente grazie al contributo annuale versato dalla Regione Umbria e alle entrate provenienti dall'esecuzione di attività, indagine e diagnostiche. Nel corso del tempo i soci si sono avvalsi del laboratorio per attività di consulenza, collaborazioni tecnico-scientifiche con rimborso integrale dei costi documentati. Il laboratorio negli anni ha poi lavorato su progetti di ricerca, sperimentazione, prevenzione e valorizzazione dei beni, partecipando a progetti internazionali anche in collaborazione con il socio Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Perugia e con altri enti e altri centri di ricerca. In considerazione delle reiterate manifestazioni da parte dei rappresentanti del MIC della volontà di dismettere la propria quota di partecipazione all'associazione, per le argomentazioni esplicitate nel verbale del 27 aprile del 2020, sono state avviate varie interlocuzioni, sia a livello politico, direttamente da me, quindi, e sia a livello tecnico. Ad esito delle stesse, si è concordato di instaurare un tavolo tecnico, dopo le varie interlocuzioni, ripeto, di ordine tecnico e di natura politica, un tavolo tecnico tra il MIC, quindi il Ministero, altri soci e associazione, finalizzato ad approfondire i temi posti, migliorare l'operatività e individuare le opportune soluzioni anche di natura statutaria. Per conseguire tali obiettivi è stata predisposta e recentemente consegnata alla Segreteria Generale del MIC una relazione illustrativa ed esplicativa che ripercorre la storia del laboratorio e sottolinea come lo stesso sia in grado di autofinanziarsi mediante le proprie attività e il costante contributo economico della Regione, implementato anche nel 2023 nell'assestamento di bilancio nel mese di luglio, erogato annualmente, cioè, ma anche diciamo in via straordinaria a tutela dell'interesse storico culturale perseguito mediante le indagini conoscitive assicurate dal laboratorio. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini. Ora, io, lei lo sa, Assessore, che non mi delude mai, quindi io sono contento dell'iniziativa formale che è stata presa, però
siccome questa è un'aula politica che non riguarda ovviamente la sua attività, ma come noi esponenti di questa regione dobbiamo evidenziare due cose: che la regione Umbria sta facendo il massimo, sta finanziando anche Santo Chiodo, che questa è un'opera che leggerò l'ultimo passaggio, è un laboratorio che ha fatto grandi cose, e siccome noi dobbiamo scommettere, come lei dice in ultime parole, che questo laboratorio può camminare ovviamente con le sue gambe, quindi dando consulenza, ricevendo commissioni che oggi a tutti gli effetti avvengono a titolo gratuito, debba trovare innanzitutto una sede degna di questa importante storia, e so che arriveremo a questo. E nello stesso tempo che la Regione Umbria, a tutti gli effetti la nostra piccola grande regione, sostiene ovviamente il Ministero, la sua parte lo fa, come purtroppo non succede anche per altre questioni che riguardano il mio territorio, penso al Ministero della Cultura, che da 22 anni non contribuisce alla Fiera del Cavallo a Città di Castello. Quindi questo sistema che i ministeri vogliono dire la sua, poi non cacciano i soldi, non è una novità dell'ultimo minuto. Spero che con questo governo si chiuda questo passaggio. Lo voglio ricordare come cronaca di quello che abbiamo fatto grazie a questo laboratorio, che la scoperta che ho accennato prima, per dipingere il blu degli occhi della bella Galatea, ma anche il cielo e il mare, che fanno da sfondo nella rossureggiante villa Farnesina oggi conosciuto, Raffaello aveva messo a punto un esperimento unico ricreando in bottega il celeberrimo blu egizio che si era perso dai tempi dell'impero. Ecco, questo pigmento è stato scoperto da tra Enea, ERT, CNR, laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto e XG Lab Bruker. Quindi noi abbiamo fatto squadra per fare una delle scoperte nel mondo dell'arte più importanti degli ultimi 20 anni. Quindi noi vogliamo, quindi, con il suo impegno, assessore, rassicurare questo mondo così importante per la nostra regione, e le auguro ovviamente di arrivare a questa accordo che ci dia ovviamente speranze e occasioni di ulteriori riconoscimenti. Grazie. Grazie, ricordo ai colleghi e consiglieri di rispettare i tempi, perché questo question time viene trasmesso alle reti televisive e dobbiamo rispettare i tempi che ci danno. Prego consigliere Bettarelli per l'oggetto numero 3, stato e destinazione delle risorse FSC 2021-2027 per complesso ex ospedale San Florido di Città di Castello. Scusate. Torniamo sul tema ex ospedale di Città di Castello per l'ennesima volta per chiedere aggiornamenti e tempistiche rispetto alla importante delibera di giunta del 30 ottobre 2023, appunto quella relativa alla richiesta di 12 milioni, fra le altre, diciamo, note, fra le altre richieste di stanziamento al Ministero per questa regione, presente anche quella appunto di 12 milioni per l'intervento sull'ex ospedale San Floro di Città di Castello. Quella dell'ospedale di Città di Castello è una vicenda annosa, trasferito del 2000, non ridiciamo sempre le stesse cose perché ne abbiamo parlato anche in questa assise molte volte, 8.500 metri quadri di superficie, un intervento assolutamente indispensabile per Città di Castello e per l'intero Alto Tevere, una serie di interventi mancati nel corso degli anni, si arriva ad un atto di indirizzo importante nel maggio del 2019 in cui ci sono oltre 10 milioni, poi nel corso di questo mandato prima scompaiono dai fondi del post-sisma i 3 milioni e 6 previsti per il post-sisma, poi ricompaiono recentemente e vengono assegnati per la sistemazione del tetto della struttura, e
di recente appunto la richiesta di inserimento appunto nel fondo di sviluppo e coesione di 12 milioni per il recupero di questa importante struttura situata nel centro di città di Castello, con quello che è stato detto anche nel corso dei vari dibattiti, quindi con una destinazione sanitaria che almeno insomma è quella che si è inteso essere nel prossimo futuro. Non la faccio lunga, poi mi tengo semmai qualche secondo in più per l'eventuale replica. Appunto, quindi è l'interrogazione, la leggo molto semplicemente, quindi fatta salva questa premessa a mio avviso doverosa ma estremamente sintetica, quindi chiedo all'assessore quali sono i tempi in cui la Giunta pensa di addivenire all'accordo con il livello governativo e quindi poter impiegare lo stanziamento richiesto, che quindi è richiesto, ad oggi è richiesto, di 12 milioni appunto del FSC 2021-2027, quali sono gli interventi previsti sull'edificio ex ospedale di San Florido, quando appunto ci saranno, se ci saranno, ma non ho dubbio che ci saranno, quindi quando ci saranno i 12 milioni e qual è il cronoprogramma dettagliato dell'intervento previsto dalla Giunta e che credo, insomma, gioco forza, la Regione abbia allegato alla domanda e abbia presentato appunto, quindi in quali tempi e in quali modi, a seguito dell'assegnazione che mi auguro sarà solerte da parte del Ministero e recepita altrettanto in maniera solerte dalla nostra Regione, da lì in avanti quali sono i tempi previsti da, diciamo, da cronoprogramma. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Agabiti. Ho sottolineato che forse è la terza o quarta volta che mi trovo a rispondere rispetto alle quesiti posti sul complesso, diciamo, dell'ex ospedale di San Florido, lo stato di destinazione eccetera, ma vorrei ricordare che questa amministrazione regionale da tempo sta lavorando al recupero della struttura dell'ex ospedale di San Florido, situata nel centro storico di Città di Castello, rimasta chiusa e abbandonata sin dal 2000. In primo luogo vorrei anche sottolineare che sono stati recuperati i fondi Sisma 2016 di 3 milioni di euro e che saranno poi utilizzati anche per gli interventi di copertura e messa in sicurezza dell'immobile, ma vorrei anche ricordare al consigliere Bettarelli che non è che facciamo le magie, compaiono e scompaiono, perché in effetti quando siamo arrivati noi questi fondi non c'erano più, quindi sono stati, voglio dire, non impiegati dalle passate amministrazioni, quindi noi l'abbiamo dovuti recuperare questi fondi perché non c'erano. E quindi oggi posso dire che è già stata affidata la progettazione dei relativi lavori e con la DGR 1132 del 31/10/23 sono già affidati i lavori per i 3 milioni. Per i 12 milioni, come appunto già detto, che sono stati individuati attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, quindi andremo ad individuare, la Giunta ha proposto quindi al Ministero una linea di intervento per il recupero dell'ex ospedale di San Florido. L'intervento prevede il consolidamento, il recupero di una porzione del complesso immobiliare, ma non è soltanto il problema del recupero, ma quanto anche della destinazione dello stesso, che verrà destinato, finalizzato a polo di servizi per la salute, prevedendo un centro polifunzionale per i disturbi comportamentali con accentramento delle funzioni amministrative, sanitarie e sociali. Questo consentirà di ricollocare funzioni che attualmente sono dislocate in più luoghi in un'unica struttura che garantisca adeguati standard e livelli di servizio. Attraverso la rifunzionalizzazione dell'immobile si intende rispondere ai bisogni della popolazione di Città di Castello per l'erogazione di servizi sanitari di prossimità, con diminuzioni dei tempi di spostamento, nonché recuperare una parte essenziale del patrimonio pubblico per troppo tempo lasciato in stato di abbandono nel centro storico della città. Il primo incontro tecnico con le amministrazioni centrali di riferimento si è svolto il 24 novembre 23. Sono attualmente in corso le attività di perfezionamento dei materiali ai fini della relativa chiusura del negoziato e della conseguente approvazione da parte della Giunta del testo di accordo per la coesione, propedeutiche necessarie alla successiva sottoscrizione.
A seguito della sottoscrizione dell'accordo, dovrebbe avvenire entro la fine del 2023, l'amministrazione regionale dà corso a tutte quelle attività occorrenti per l'attuazione del progetto entro la fine del primo semestre 2024. Il cronoprogramma proposto alla task force governativa prevede che entro il 2024 la fase di programmazione e l'avvio della progettazione, al termine della quale si procederà ad affidare i lavori secondo la normativa del codice degli appalti. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, bene sulle notizie in merito alla destinazione, per quello che mi riguarda condivido molto, per quello che può valere il mio parere. Non sono non d'accordo, ma ho dati certi, per cui invece sull'affermazione rispetto a cui i soldi del post sisma non l'avete trovati non corrisponde al vero, mi dispiace dirglielo, ma ho fatto diversi accessi a atti e c'è una delibera del 17 maggio 2019 in cui sono iscritti 3 milioni più un potenziale 20% del post sisma, e il 17 maggio 2019 era prima dell'ottobre 19, quando poi abbiamo votato e si è insediata l'amministrazione a guida Tesei. Quindi e il soggetto attuatore, e poi c'è il detentore del bene, che quindi anche su questo c'è da discutere su chi è attuatore e chi è detentore del bene rispetto a chi doveva progettare, formulare e valutare il progetto. Comunque, guardando in positivo, perché questo che assolutamente mi interessa, mi auguro che i tempi che lei assessore ci ha annunciato vengano rispettati. Mi auguro quindi che questa firma col Ministero avvenga prima possibile, e fermo restando che lei ci parla e credo, insomma ripeto, se siamo bravi, entro il fine, diciamo primo semestre, iniziare la progettazione, assegnazione e quant'altro, diciamo che ad essere, come dire, tutti bravi anche per il prossimo anno, che il 2024, credo che a fatica vedremo muovere qualche cantiere, se non quello dei 3 milioni che adesso sì, quelli ci sono sul tetto, quelli credo no, viaggino per una procedura a sé stante, giustamente. Quindi bene gli annunci trionfalistici, bene che ci siano i 12 milioni, credo che sia corretto ristabilire l'ordine degli eventi e della cronologia, per cui se siamo bravi forse vedremo le ruspe, come amava dire il mio sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, quando ero suo vice sindaco, quindi chiedeva sempre delle ruspe in città, vedremo forse, se va bene, del 2025 qualcosa muoversi, se va bene. Quindi la richiesta è stata inviata, aspettiamo l'ok del Ministero, bene che ci siano i soldi, acceleriamo il più possibile. Grazie.